dei muri. Uno, due. Quanto basta però? Perché nessuna città, Locri, Sibari per esempio, cioè già di murature di VI secolo ce ne sono poche, di VII non ce n'è nessuna, di VIII non vi dico niente, cioè perché voi capite che queste città sono cresciute su loro stesse, ecco la difficoltà, non so se mi sono spiegata, la città di Sibari, la città di Caulonia, la città di Locri, se sono state costruite, mettiamo, all'inizio del VII secolo, per non dire di più, a un certo punto continuano a vivere nel VII, nel VI, nel V, nel IV, sempre sullo stesso luogo. Non so se ho reso l'idea. Quindi è una città fatta a strati come i nostri centri storici, no? Anche nei nostri centri storici sono città fatte a strati. A strati. Allora, quindi... E già da tempo ormai, quindi sappiamo che la città di Caulonia è una colonia primaria, non è figlia di nessuno, ma è costruita dagli Achei, è una colonia achea, costruita dagli Achei che vengono dall'Acaia direttamente, quindi i greci dall'Acaia arrivano a Monestarace e costruiscono questa città senza l'intermediazione di nessuno. Probabilmente sono stati aiutati dagli Achei che già c'erano, ma non è figlia di Crotone, questo è un dato fondamentale. Viene costruita all'inizio del VII secolo avanti Cristo con una stratigrafia di VII che poi continua nel VI, nel V. Quando muore la città, per farla breve, la città muore nel II secolo avanti Cristo. Cioè finisce, quindi i greci hanno il maggiore splendore nel VI, nel V, poi nel IV, nella seconda metà del IV, cosa succede? Siamo nel 350 avanti Cristo, nella seconda metà del IV, Caulonia, come tante altre città, viene conquistata da una popolazione che si chiama dai Bretti, una popolazione che si chiama così. Ci sono le monete con la scritta Brettion, cioè dei Bretti, gentivo plurale. Questa è una popolazione calabrese di pastori, di agricoltori che stanno nelle parti, cioè provengono dal Cosentino, hanno come loro roccaforte Cosenza, l'attuale città di Cosenza, e da lì diventano, da che erano nomadi pastori, diventano un gruppo, un'etnia, diventano un gruppo etnico che addirittura conquista gran parte delle città greche, Locri, Vibo Valentia e poi tante altre città. Quindi nella seconda metà del IV secolo, siamo nel 350 avanti Cristo, la città di Caulonia ha questi Bretti che la conquistano, convivono, i Bretti non buttano fuori i greci, no, ci convivono, diventano l'elemento maggiore, diciamo, l'elemento che comanda, se vogliamo, finché danno, la consegnano questa città in mano ai Romani. Già nel secondo avanti, siamo nel 190, giusto per orientarvi, la città viene consegnato ai Romani, i Romani conquistano questa città e la conquistano e non la fanno ripartire più. Romani, con i Romani Caulonia muore, non è più un centro urbano, i Romani la dismettono, mentre Locri, Scolacium, Locri diventa una città romana di importante. Skilletion diventa una città romana, Scolacium altrettanto importante, Vibo Valentia, Iconion diventa Vibo Valentia, Vibona Valentia e Sibari diventa Copia, non so se ho reso l'idea. La città di Caulonia, l'antica Caulonia muore. Che cosa abbiamo trovato dell'età romana? Tante ville rustiche, che era il modo di insediarsi dei Romani su questo territorio. E c'è un'altra cosa che abbiamo scavato, diciamo 5-6 anni fa, proprio nel sito della città greca, una stazio romana, cioè una
stazione di posta, che cosa vuol dire? Lungo la via costiera che da Brindisi arrivava a Reggio Calabria facendo la Ionica, Caulonia, nell'età romana sto parlando, siamo intorno al primo, secondo dopo Cristo, quindi in piena età romana. Di Caulonia non rimane niente, c'è solo una stazione di posta, cioè un punto dove cambiavano i cavalli, si lavavano, stazionavano per poche ore o per una giornata, e poi era lungo la direttrice principale da Brindisi, da Roma, immaginate anche da Roma, da Brindisi fino a Reggio Calabria. Questa, per farla breve, è la storia della città. Adesso ancora qualcosa e poi andiamo a vedere i pezzi che abbiamo davanti. Noi stasera vedremo, abbiamo scavato il Tempio, abbiamo scavato insieme con l'Università di Pisa, abbiamo scavato delle case, sappiamo, conosciamo le strade della città, conosciamo il modulo urbano. Le strade si incrociavano